che il Rinascimento in questo momento è un punto di passaggio fondamentale, enorme, grandissimo, perché si passa da una cultura di tipo delle autorità, e quindi autorità greco-latina, a un'osservazione della natura, che poi arriva successivamente, quando arriva nel 1600 con Cartesio, praticamente dalla fondazione della scienza. E quindi questo è un momento pre-scientifico, e vedremo come la medicina serve anche ad arrivare a questo nuovo concetto di scienza, cioè attraverso l'osservazione diretta della natura. Se noi pensiamo, per esempio, che gli antichi credevano comunque a delle sciocchezze, come per esempio sostiene Plinio che i cavalli sul monte Targo in Spagna venivano fecondati dal vento, e tutti quanti ovviamente continuano a ripetere la stessa cosa, anche le api della stessa cosa, ora si dice no, noi dobbiamo osservare effettivamente la natura così com'è nella sua realtà di osservazione. E quindi ovviamente viene fuori anche tutto un altro metodo di scienza, quindi un altro modo di vedere le cose. E infatti nel 1543 avvengono due fenomeni importantissimi. C'è la pubblicazione del Humani Corporis Fabrica di Vesalio e la rivoluzione Ius Orbium Coelestium di Copernico. Ebbene, ambedue sono stati dei punti fondamentali per le nuove conoscenze delle cose, e della medicina e della rivoluzione appunto copernicana. No, cioè che si passa da una concezione geocentrica a una concezione